fosse più di se stessa. Doveva sempre averne accanto un'altra che le desse più gesto, che la rendesse più parola. Quello è stato il viaggio. Quando di una strada non guardi la strada, quando ce l'hai. Quando sembrano non bastare gli occhi per tutto quel guardare, tutto quel colmare, quello è stato il viaggio. Dopo il viaggio si torna a casa. E il racconto rimane così. Le parole diventano esattamente quello che sono, tutto torna in modo diverso quando torna dentro alla stanza. Il passato sale e il racconto diviene il passatempo della mente. Parli con qualcuno come se stessi parlando con te stesso, in effetti stai parlando con te stesso. Cosa posso dare prima? La voce. Che racconta il libro anche quando il libro oramai è dimenticato. Cosa può salvare una voce? Il libro, anche quando la voce oramai è dimenticata. Ma non c'è stata tristezza, c'è stato un sorriso. Mi riordino in ordine, mi spalanco sulle pagine che ho scritto quando i miei luoghi amati mi sono lontani. A volte, un altro me stesso è venuto a trovarmi. E allora io in un istante ho lasciato lui lì dove ero io. Ed io sono andato dove era stato lui. Dove ero stato anche io, prima. Prima. Prima.